Per oltre due mesi Agrigento è stata Covid free, ma da ieri si registra un nuovo caso di positività. Si tratta di un uomo cinquantenne rientrato dalla Svizzera. Il tampone della moglie è risultato negativo alla seconda volta. Evitiamo gli assembramenti, è l'invito del sindaco Firetti. Nell'ambito dell'operazione Alastra spicca il ruolo di un agente penitenziario al servizio del boss. Lavorava nel carcere di Voghera e avrebbe fatto da tramite fra Farinella e un altro detenuto e gli affari illeciti occultati grazie alle donne prestannone. Ucciso in campagna a Vittoria l'ex collaboratore di giustizia Orazio Sciortino, 51 anni, trovato morto nel suo appezzamento di terreno lungo la provinciale per Santa Croce Camerina. Nella grotta denominata Zubbia Camilleri di Cattolica Eraclea, esercitazione tecnica congiunta tra Nucleo Speleoalpino Fluviale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Gruppo Speleologico Camicos e Riserva Naturale Integrale, Grotta di Sant'Angelo Muxaro. Il post del sindaco di Agrigento Calogero Firetto è piombato intorno alle 22.45 sui social come un fulmine al ciel sereno. Dopo un nuovo tampone positivo, Agrigento dopo oltre due mesi non è più Covid free. Dopo più di mesi di zero contagi, la città dei templi fa registrare un caso di coronavirus. Registriamo oggi un nuovo caso di positività subito verificato da un secondo tampone. La persona è da ieri in quarantena, si stanno tracciando eventuali contatti. Non smetto di raccomandare l'osservanza delle misure ben note anticontagio. Evitiamo gli assembramenti. Sintetico, senza tanti fronzoli, il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, nelle prossime ore se ne saprà di più. La notizia è circolata rapidamente ieri pomeriggio ad Agrigento e a Favara. L'uomo è rientrato dalla Svizzera venerdì insieme alla moglie e ai figli. Nella stessa giornata si è sottoposto scrupolo che tutti dovrebbero avere al test sierologico. L'esito è stato positivo per lui e negativo per la moglie ed i figli. A quel punto lo stesso si è posto in isolamento. Nella giornata di lunedì mattina hanno tutti fatto il tampone, il cui risultato è stato positivo per lui e la moglie. Nella stessa giornata, alle ore 17, hanno ricevuto visita dell'ASP di Agrigento per dubbi sull'esito della mattina, che ha proceduto a rifare il tampone. L'esito è arrivato nella giornata di martedì 30 giugno, il cui risultato è positivo solo per l'uomo e negativo per la moglie ed i figli. Non abbiamo avuto contatti con nessuno dei nostri familiari, stiamo tutti bene e non abbiamo alcun sintomo. Mia moglie è in gravidanza e abbiamo adoperato per noi, per i nostri cari e per i nostri concittadini la massima attenzione, sottoponendoci volontariamente a diversi controlli. Voglio rassicurare i tanti, continua l'uomo, che siamo a casa chiusi e non abbiamo avuto e non abbiamo contatti con nessuno. Inviterei quanti rientrano dal nord a sottoporsi ai test come noi spontaneamente per la tutela di parenti ed amici abbiamo fatto immediatamente. Due nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati ieri a Santo Stefano di Camastra. Si tratta di due coniugi residenti nella città delle ceramiche rientrati da poco da fuori regione. La coppia è risultata positiva al test sierologico e successivamente entrambi sono stati sottoposti all'esame del tampone che ha dato esito positivo. I due sono asintomatici e in buone condizioni di salute e si sono immediatamente posti in autoisolamento. Grazie alla collaborazione della coppia è stata ricostruita la catena dei contatti interpersonali degli ultimi giorni e dunque sono state poste in quarantena vigilata o in isolamento 23 persone che in ragione dei contatti avuti con i due sono a rischio di potenziale contagio. L'amministrazione stefanese, come conferma il sindaco Francesco Re, ha provveduto a richiedere l'urgente effettuazione del test del tampone su queste 23 persone. Si rende ancora di più necessario, scrive il primo cittadino in un comunicato diffuso in serata, il rispetto e l'osservanza di tutte le misure di prevenzione e contenimento. Obbligatorio l'uso costante della mascherina in tutti gli ambienti in cui può venir meno la distanza interpersonale e divieto assoluto di assembramento in spazi e locali pubblici.
Mi auguro, conclude Re, che grazie alla responsabile e matura collaborazione di tutti si possa evitare la reintroduzione di ulteriori e già sperimentate misure di contenimento. Anche un agente di polizia penitenziaria in servizio a carcere di Voghera a disposizione del boss di San Mauro Castelverde, Domenico Farinella, ma residente nella cittadina lombarda. È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Palermo. Un esponente delle forze dell'ordine infedele secondo la ricostruzione dei magistrati della direzione distrettuale antimafia. L'ispettore sarebbe indagato per corruzione aggravata perché avrebbe accettato la promessa e la contestazione del reato consumato il 7 marzo scorso a Voghera della dazione d'un orologio da parte di Domenico Farinella quale ricompensa per avere posto in essere un atto contrario ai doveri di ufficio consistito nel trasmettere su richiesta del Farinella alcune richieste e informazioni ad un detenuto e successivamente nel riportare a Farinella la risposta del detenuto. Secondo quanto ricostruito dai militari del nucleo investigativo dell'Arma di Palermo, Farinella, scarcerato di recente, rimasto a Voghera, si è rivolto all'assistente di polizia penitenziaria contattandolo una prima volta tramite WhatsApp. E poi siamo ai primi di marzo di quest'anno, i due si incontrano, l'uomo, scrivono i magistrati inquirenti, sarà posto da intermediario nell'interlocuzione tra Farinella e un altro soggetto detenuto all'interno del carcere di Voghera, il tutto da mettere in relazione a un'abitazione di Palermo che il 12 marzo sarebbe stata battuta all'asta dove dimorano la moglie del reggente del mandamento di San Mauro Castelverde, Domenico Farinella, e la figlia del boss di Santa Maria di Gesù, Giovan Battista Pullarà, con i figli e la propria madre. Giuseppe Scialabba, finito anche lui ieri in manette, intestò una sanitaria alla sorella di sua moglie, la cognata 25enne Arienna Forestieri, proprietaria di facciata, secondo gli inquirenti, della nuova sanitaria di Via Libertà a Finale di Pollina. Un business troppo fiorente, però, a sentire lo stesso Scialabba intercettato, e che sembra non renda felice prima ancora che il presunto affiliato, la cognata stessa, che non perde occasione per lamentarsi di quell'attività. Dice che le abbiamo rovinato la vita quando abbiamo cominciato con la sanitaria, racconta la moglie a Scialabba dopo un'accesa telefonata con la sorella, adesso indagata. Non ce la dovevamo prendere, non dovevamo insistere. Ma lei non è l'unica donna coinvolta in attività finite sotto sequestro. Nelle carte dell'inchiesta c'è anche il nome di Francesca Pullarà, moglie di Domenico Farinella, accusato di essere uno dei vertici del mandamento di San Mauro Castelverde. Viene messa dietro al bancone dell'ex Eurobet di Via Moneta, oggi replatz.it, il perno della guadagna, in pratica un luogo di ritrovo di mafiosi e delinquenti locali. Rispetto alla cognata di Scialabba, Francesca Pullarà sembra avere completamente in mano la gestione del Replatz, a cui però sarebbe disposta anche a dire addio nell'ipotesi di raggiungere a Voghera il marito, cedendo per 30.000 euro il centro scommesse, lo stesso per cui ieri è scattato il sequestro preventivo d'urgenza. Un omicidio che non lascia dubbi, un'esecuzione in perfetto stile mafioso. Orazio Sciortino, di 51 anni, è stato trovato morto ieri sera con la faccia al suolo e colpi d'arma da fuoco alla nuca, sul collo anche evidenti segni di violenza, come se prima di morire Sciortino sia stato trattenuto con forza alla gola, come per azzittirlo definitivamente, forse un chiaro messaggio a non parlare, forse semplicemente costretto a sentire quanto aveva da dire il suo assassino prima a rilasciarlo senza vita sulla provinciale Vittoria Santa Croce Camerina, vicino un terreno di sua proprietà. Sciortino era un ex collaboratore di giustizia e tutto farebbe pensare quindi a una vendetta a stampo mafioso. Ieri sera alle 20 le sirene della polizia hanno invaso l'intera città di Vittoria per poi interrompersi vicino il ponte sul fiume Ippari, proprio dove un passante ha trovato il corpo senza vita e ha quindi avvisato le forze dell'ordine. Sul posto, per assistenza e per illuminare la zona con le cellule fotoelettriche, una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Ipparino
Salerno. Su quanto accaduto indaga la squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Vittoria. Quello che sembra certo, come accennato, è una vendetta per aver superato il limite, decidendo di collaborare con la giustizia nel far luce sulla strage di San Basilio avvenuta il 2 gennaio del 99, che causò 5 vittime, tra cui 2 inconsapevoli che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Vendetta quindi sembra fatta. Shortino sarebbe stato punito perché da ex picciotto del clan carbonaro dominante di Vittoria decise di diventare pentito di mafia, raccontando alcuni aspetti che misero in luce i rapporti di forza tra i clan mafiosi, quello di Vittoria e quello di Gela, che portò a vari omicidi, tra cui appunto la strage del Baresso di 21 anni fa. 5 vite trivellate da una pioggia di proiettili. Si salvò solo il barista, che ebbe la prontezza di rannicchiarsi sotto il bancone. Dopo 14 anni di indagini, processi, testimonianze dei collaboratori di giustizia, nel gennaio del 2013 fu ricostruita la verità sulla strage. Venne ordinata dal clan Piscopo ed Emanuello di Gela, rivali della stidda vittoriese, che intendevano così estendere il proprio predominio anche nella provincia di Ragusa. Va anche detto che in passato Shortino, che si era allontanato dalla vita in Sicilia, aveva cercato anche il suicidio, la salma, e adesso all'obitorio per altri accertamenti legali. La morte di mio nipote deve essere una scossa per questa città, perché non possiamo dimenticare un ragazzo del genere. E allora mio nipote deve riuscire attraverso la sua morte a aggiustare tante cose qui. Abbiamo perso una persona importante, abbiamo perso un pezzo della nostra vita, e non è giusto per avere una città così senza niente, senza sicurezza, questi semafori che non funzionano bene, anche gli ascensori, cioè abbiamo i ponti e abbiamo gli ascensori rotti e non possiamo passare negli ascensori, le scale tutte sporche, non ne possiamo più, basta, vogliamo solo civiltà e avere un po' di pace in questa vita. Questa è stata per noi l'ultima disgrazia che è successa a casa, nella nostra famiglia. Da noi non era mai successo che avere una bara bianca, non era mai successo. E perché per una non rispettare i semafori, niente, non è giusto. Io sono una mamma, come ho detto più volte, sono un ipovedente. Domenica mattina mi arriva giustamente la notizia che muore un ragazzino, un bambino di 16 anni, amico per giunta di mio figlio, ma amico diciamo ormai di tutta Palermo, perché la storia di Agostino ha preso tutta Palermo. Allora da lì non sapevo che fare, mi sentivo impotente, come tutti del resto quando accadono queste tragedie. E lì ho iniziato una petizione online su Avance, che siamo riusciti ad oggi ad ottenere più di 780 firme, erano fino a questa mattina, adesso se lo controllo adesso penso che le avremo anche superate. Grazie ai social, grazie a tutte le persone del quartiere Noce, del quartiere Perpignano, Madonna di tutto il mondo, siamo riusciti a fare questo. Lotterò per avere giustizia per Agostino, per le altre 13 vittime, per la famiglia di Agostino, ma soprattutto per tutta Palermo. L'amministrazione deve mettere in sicurezza questo tratto stradale. In realtà io credo che il dovere e l'obbligo riguardi non solo quest'area, perché ci sono troppe strade insicure in questa città. Quanti bambini ancora devono morire? Qui dovevano nascere 7 sovrapassaggi, ce ne sono soltanto 3. Chiediamo all'amministrazione comunale di intervenire, insieme a questo, di realizzare le strisce pedonali, di consentire la possibilità di prenotare il semaforo anche per gli ipovedenti. Bastano piccole cose per dare maggiore tranquillità ai cittadini e soprattutto per rendere giustizia rispetto a questo reato che purtroppo, di cui purtroppo la città si è macchiata. Ancora non è stato riparato il guasto sulla condotta idrica del Tre Sorgenti e la situazione inizia a farsi pesante in 4 comuni dell'Interland canicattinese. La gestione commissariale del servizio idrico integrato ATI a G9, facendo seguito alla precedente comunicazione sulla interruzione della fornitura idrica nei comuni serviti dall'acquedotto Tre Sorgenti, ha reso noto che è stata nuovamente interrotta la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo. Già da ieri l'ufficio tecnico di Girgenti Acque aveva tempestivamente
puntualmente informato per le vie brevi il consorzio acquedottistico Tre Sorgenti dell'inconveniente registrato. Per quanto finora esposto, preso atto che dal 26 giugno scorso si registra un arrivo quasi nullo ai serbatoi comunali, fa sapere Girgenti Acque, che fa seguito peraltro ad un lungo periodo di riduzione della portata fornita, non è possibile ancora ripristinare la regolare distribuzione idrica, con una gravosa criticità che riguarda anche le utenze sensibili, per le quali la gestione commissariale può soltanto garantire un rifornimento idrico alternativo a mezzo di autobotte. La distribuzione, rende noto Girgenti Acque, tornerà a normalizzarsi nel rispetto dei necessari tempi tecnici non appena il consorzio Tre Sorgenti ripristinerà la fornitura idrica nei comuni di Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo. Oggi, dopo il lockdown del coronavirus, ci ritroviamo come di consuetudine a fare il nostro mantenimento SAF, dove lo facciamo ogni mese, proprio perché ci dobbiamo addestrare, perché noi lavoriamo in ambienti impervi. SAF è l'acronimo speleo alpino fluviale, e di conseguenza noi ci esercitiamo a fare questo tipo di lavoro e siamo addestrati per questo tipo di soccorso. Oggi ci troviamo in territorio di Cattolica, precisamente stiamo esplorando la grotta Cammelleri. Il gruppo SAF del Comando Regionale del Piemonte è formato da 11 unità, e quindi noi siamo abbastanza affiatati, perché da decenni ormai ci confrontiamo, ci addestriamo per affrontare tutti i tipi di soccorso in questo tipo di ambiente. E siamo qui per esplorare questa grotta, proprio perché in estate alcuni turisti fanno delle esplorazioni in grotta, e quindi se succede qualcosa purtroppo dobbiamo andarci noi. Ci arriviamo qui a Cattolica Raclea con il gruppo SAFI dei pompieri per un'esercitazione congiunta con il gruppo speleologico Camicos di Sant'Angelo Moxaro nella grotta Camilleri. Il gruppo speleologico Camicos si occupa principalmente di esplorazione delle grotte, rilievo delle grotte in tutto il territorio, e oggi siamo in veste di collaborazione con i SAFI per fare questa esercitazione all'interno della grotta, di soccorso, di recupero in caso di feriti in grotta o incidenti che possono succedere nelle grotte. La riserva naturale Grotta di Sant'Angelo Moxaro collabora già da anni con il gruppo SAF dei Vigili del Fuoco e con il gruppo speleologico Camicos. Tra le attività che conduce l'ente gestore c'è quella dell'aggiornamento professionale, naturalmente quello di mantenere anche una forma fisica adeguata, diciamo, al tipo di lavoro che viene svolto, in particolare, diciamo, le attività speleologiche che ci vedono impegnate nell'esplorazione delle grotte e naturalmente nelle attività di vigilanza all'interno della Grotta di Sant'Angelo Moxaro. Iniziative di questo tipo sono quindi molto importanti. In questo caso appunto si tratta di un'esercitazione congiunta che viene fatta all'interno della grotta Cammilleri, che è una grotta, diciamo, che si è scavata all'interno dei gessi, quindi che da questo punto di vista è molto simile alla grotta di Sant'Angelo Moxaro. Tra le attività che vengono condotte, diciamo, c'è anche quella della ricerca scientifica, e quindi anche, diciamo, questi aspetti sono utili per approfondire questo campo di ricerca, che nel caso dell'ente gestore non è limitato solo alle cavità naturali ma anche a quelle artificiali, come ad esempio gli ipogei presenti nella zona di Agrigento. Sono un'appassionata di speleologia, ho già fatto un corso di primo livello e mi ha appassionato molto, quindi ho deciso di continuare. Oggi faremo un'esercitazione in una grotta su gesso. Vi sono molto diffuse grotte di questo tipo e non vedo l'ora di cominciare l'esercitazione. C'è una questione di fruizione ormai da parecchio tempo, che si trascina da un paio d'anni e che adesso si è aggravata per le piogge autunnali, e si è aggravata per questioni evidentemente burocratiche o per mancanza di fondi. Io non rappresento l'ente gestore, sono solo un naturalista che conosce, ama e difende quest'area da oltre 40 anni, e dico viva Dio, c'è una riserva, deve essere fruibile. Catene, strade che sono collassate perché ci sono state le piogge, mancanza quindi di fruizione. Thank you.
ci sono delle criticità che vanno affrontate subito. Questo è il sentiero battuto dalle auto che giungevano fino al parcheggio dell'oasi del WWF, dovrebbe essere ripristinato. Dovrebbe essere ripristinato il sentiero Galia, ormai completamente dilavato, inesistente e pericoloso, trasformatosi in un sentiero per capre. Dovrebbe essere risistemata la strada dell'altopiano che giunge dalla strada provinciale fino al promontorio di Torre Salsa e poi all'oasi stessa, che è interrotto da 2 anni. Altra questione che sollevo è il parcheggio che porta alla spiaggia di Cannicelle, che è ora dissodato e la strada per arrivarci non esiste più. Il sentiero a mare ci vuole il macete e la riserva deve essere fruita. È necessario più presto ripristinare la viabilità e la fruibilità di questa splendida riserva, sempre naturalmente con i dovuti controlli agli accessi e affinché nessuno distrugga e nessuno violenti questa splendida area. Oggi, se qualcuno volesse visitare la riserva, non può farlo, è assolutamente isolata né dal mare né da terra. Cioè non è visitabile. Questa è una delle strade che dovrebbe portare a mare dentro la riserva di Torre Salsa. Veniva utilizzata negli scorsi anni dai carabinieri, dalle forze dell'ordine per arrivare in tempo e cercare di fronteggiare il fenomeno della migrazione clandestina. Oggi non è possibile, come vedete queste strade non esistono più e ci vuole più di un'ora, per i carabinieri impiegano più di un'ora dal comune alla spiaggia per raggiungere i migranti arrivati. Ovviamente non trovano nessuno perché già in un'ora gli hanno dato un vantaggio incolmabile. L'incendio di Torre Salsa è stato particolarmente distruttivo. Il fuoco ha percorso chilometri e ha distrutto migliaia di palmenare. È un paesaggio angosciante, è qualcosa che veramente deprime. Evidentemente molta gente non ha amore per questa splendida terra. Il cordone di Torre Salsa e quello di Bovo Marina sono uniti, sono una cosa sola. Le dune sono un ambiente cerniera tra l'acqua e la terra, un ambiente delicatissimo, dove una vegetazione particolare, specializzata, riesce a stabilizzare le sabbie. E proprio a Bovo Marina insistono sul cordone 2 immobili che hanno devastato, stuprato, rovinato il cordone dunale. Giù le mani dalle dune, giù le mani dalla natura. I cordoni dunali bisogna rispettarli, sono ambienti relitti. Non ce ne sono assolutamente più di belli come quelli di Torre Salsa e Bovo Marina, per cui è necessario ripristinare la legalità, è necessario difendere le dune.
Previsioni per oggi. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Previsioni per domani. Al mattino, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, a nord, bel tempo con cieli sereni. A sud, bel tempo con cieli sereni.